আমার উড়ি ভোজা বাড়ি পাশি ওই যাতে খাবো পিহি ওইনি কামি আমাক উড়ি হিবি যাড় আমাক হাড়ে আহমন কড়াই আমার ভাই যাওমন আমাক বুদুলি প্লাই যাড় আমাক বুদুলি হা প্লাই আমাক সুতোয়াই যাড় যাকু যাকু এনহা যা পিহি কু যাড় যা জানমাম যাকুতেন যাকু জানমাম যাকুতেন উড়ি জানমাম যা প্লাই তো পিহি যাড় পাতা থেকে কুয়া পিনা ইবা পাতা থেকে কুয়া পিনা যাকু যাড় যাসি তো বলারু এইবার থুস থুস তো বলারু তো দেহি গুয়া জানো আমি যাসি তো বলারু সি তো বলারু হেটি আউ এই পাতা থে মি মাকি যা হরে পাতা মুহা বুন না যাকু যা হরে মি পাতা মুহ পাতা থে মি হিকি জানো গুয়া জানো এইবার থুস আতে বকে প্লাই যাই এই তো প্লাই আমার বড়ি হে কই গুয়াই তো দেহু জানো আই মি না যাবে হিকু নামাক বেহিকু Punta i piedi sull'equatore. Confina a nord con il Venezuela e la Guyana. Lo stato di Roraima, il più settentrionale della Repubblica Federale del Brasile, conta per quello che la terra produce e per quello che la terra custodisce nelle sue viscere. Oggi in particolar modo il tantalio, un minerale utilizzato tra l'altro per fabbricare telefonini e computer. Degli oltre 300.000 abitanti che popolano questa regione, circa 50.000 sono indios. Lo stato di Roraima è un po' come il Far West, senza leggi né sceriffi. Gli esempi non mancano. A pochi chilometri dal centro di Boa Vista, la capitale, cave abusive di sabbia erodono le sponde del Rio Branco, privando in questo modo il fiume dei suoi argini naturali. Le segherie continuano a lavorare il legno pregiato sottratto alla foresta. Molti sanno che il disboscamento selvaggio provocherà l'aumento della temperatura, che a sua volta trasformerà progressivamente la foresta amazzonica in savana. Ma pochi si curano di contrastare il fenomeno. Ma la speranza è a meno di un'ora e mezza di volo da Boa Vista, nel sud-ovest di Roraima, nel cuore della foresta amazzonica, dove si possono incontrare i primi insediamenti di indios Yanomami. La parola Yanomami significa essere umano nella loro lingua. In tutto lo stato di Roraima, gli Yanomami sono circa 10.000. La popolazione è seconda solo a quella dei Makushi, che contano 16.500 individui. Sul rio Catrimani vi è un piccolo villaggio, avamposto di almeno una dozzina di altri nel raggio di 40 km. Gli Yanomami vivono anche ai piedi dei monti Parima, ad est del fiume Batau, e nei pressi dei fiumi Padamo, Ocamo, Manavice e Orinoco, in Venezuela. Gruppi sono presenti anche nello stato brasiliano dell'Amazonas, sugli affluenti del Rio Negro. Non sappiamo con esattezza da quanto tempo vivano in queste terre, ma è probabile che le abitino sin da quando arrivarono in America i primi popoli, più di 50.000 anni fa. Le comunità Yanomami vivono nello Llano, una grande casa comune capace di ospitare fino a 400 persone. Lo Llano, detto anche Sciabono, ha la forma di un grande anello. Al centro c'è un ampio spazio comune a cielo aperto destinato alle danze e alle cerimonie. La circonferenza, invece, è coperta ed è lì che le amache in cui gli Yanomami dormono sono sistemate intorno al fuoco e delimitano lo spazio di ogni famiglia. Gli Sciabono vengono costruiti con l'uso di materiale proveniente dalla foresta circostante come foglie, liane e tronchi d'albero. Questo fa sì che la struttura sia esposta al danneggiamento da pioggia, vento e insetti,
Ogni uno o due anni, quindi, il villaggio deve essere ricostruito, spesso spostandosi per sfruttare un nuovo pezzo di foresta e permettere a quella appena lasciata di ricrescere. Queste piccole migrazioni ridanno nuova linfa al suolo amazzonico, che non è molto fertile. La sopravvivenza degli Yanomami dipende interamente dalla foresta, dove coltivano la frutta, si dedicano alla pesca e alla caccia. Nessun uomo mangia la carne dell'animale che ha ucciso, ma la divide tra i familiari e gli amici. In cambio, riceverà carne da un altro cacciatore. In genere, coltivano una sessantina di piante, alcune utilizzate come fonte di cibo, come i tuberi o le banane. Dalle altre, invece, ricavano medicinali e utensili di uso quotidiano, e alcune sono utilizzate anche nelle cerimonie religiose. Durante gli anni 70 e 80, gli Yanomami hanno sofferto per l'invasione massiccia della loro terra da parte dei cercatori d'oro brasiliani. I garimpeiros uccidevano, distruggevano i villaggi ed esponevano le comunità a malattie verso cui queste non avevano difese immunitarie. In soli 7 anni morì oltre il 20% della popolazione. Grazie alle pressioni internazionali, nel 1992 il territorio fu finalmente demarcato come Parco Yanomami e i cercatori vennero espulsi. In seguito alla demarcazione del loro territorio, gli Yanomami hanno potuto riprendersi, ma il loro futuro resta incerto. Il Brasile riconosce agli indigeni il pieno diritto alla proprietà della terra, ma non del sottosuolo. Per questo le multinazionali e i cercatori d'oro violano continuamente gli accordi, entrando in conflitto con le piccole comunità indigene. Ya todi ho hi yo yaro namo ma ma ken iba uri ma ta ho yari ya bi ku ini ya bi ku.